Buonasera gentili telespettatori, ancora una volta assieme di questo vi ringrazio. L'apertura di questa sera la dedichiamo a quello che è stato il ritrovamento dei resti del corpo di uno sconosciuto che grazie alle fiamme gialle e a un cane fenomenale è stato riportato alla luce, si trovava in fondo a un tunnel di scorrimento lavico. Tante le supposizioni, alcune di queste anche fantasiose, di chi potrebbero essere i resti. Addirittura c'è chi pensa che possano essere quelli del giornalista Mario De Mauro, che non è mai stato ritrovato, ma è una cosa forse molto molto difficile. Invece sarebbe probabilmente più accettabile, più facile, quella che si possa trattare di un usciere del Tribunale di Catania che negli anni 70 scomparve e non è mai tornato a casa. Ma vediamo i servizi. Resti umani ritrovati in un anfratto alle falde dell'Etna, in territorio di Zafferana Etnea, si fanno strada diverse ipotesi. Del caso si è occupata anche la trasmissione RAI condotta da Federica Sciarelli, Chi l'ha visto. La prima, quella che identifica in quel corpo rinvenuto dai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Catania la figura di Mauro De Mauro, giornalista dell'Ora, scomparso 40 anni fa, il cui cadavere non fu mai ritrovato. Potrebbero appartenere a lui quegli effetti personali venuti a galla grazie al fiuto infallibile di Halma, pastore tedesco in forza all'unità cinofila dei Baschi Verdi. Al cronista, le cui spoglie mortali, secondo un pentito di mafia nel 2014, furono gettate in un pozzo a fondo patti di proprietà dei Madonia, non fu data mai degna sepoltura. Quell'interrogatorio di 7 anni fa illuminò anni di buio, ma il pozzo, a seguito di quelle dichiarazioni, pur essendo ripulito, non restituì alcun corpo. Oggi la svolta potrebbe essere segnata da questo nuovo ritrovamento, quei resti ammalorati dal tempo e questi abiti, il maglioncino, la giacca a vento, gli scarponcini pivetta numero 41, il pettine con la custodia, le monete in lire e quelle malformazioni al volto, in particolare al naso. De Mauro aveva anche una malformazione all'anca che farebbero pensare al giornalista siciliano ucciso dopo un rapimento lampo dai sicari di Cosa Nostra, almeno stando alle dichiarazioni di un pentito che dopo qualche giorno dal suo arresto decise di collaborare con la giustizia. Ma il mistero non avvolge solo quel delitto. Negli anni 70 il corpo ritrovato dai finanzieri ieri potrebbe essere di un usciere del Tribunale di Catania, Giuseppe Balsamo, forse troppo giovane, 28 anni, cantautore, svanito nel nulla il 20 giugno del 78, sparì con la sua moto gilera poco prima della finale di un quiz televisivo di canzoni. A quella finale però non si presentò mai. Nel suo appartamento di via Messina una scritta inquietante: ho pagato. Teorie che adesso dovranno essere confermate o smentite da opportune indagini scientifiche. L'alone di mistero continua ad avvolgere questa storia intrecciata con altre risalenti a circa 40 anni fa. Si attendono le risultanze delle prossime analisi dei RIS di Messina sul DNA dei familiari. E speriamo che si vada sino in fondo per poter dare un nome a questi resti. Cambiamo decisamente argomento. Oggi è una giornata particolare, almeno per quello che riporta il calendario, è la giornata di San Martino, l'estate di San Martino, nella quale si mangiano castagne caldaroste assieme agli amici, assieme ai parenti, e si dovrebbe assaggiare il vino che è stato prodotto nell'ultima vendemmia. Ma ahimè non è che sia andata così. Pur tuttavia movimenti ce ne sono stati, vediamo. Estate di San Martino, che a dire il vero tanto estate non è dal punto di vista meteorologico, fa caldo, ma tra la fitta nebbia dei giorni scorsi e le piogge anche forti ad intermittenza, possiamo dire che l'autunno è nella sua fase clou. Eccoli i venditori di caldaroste in piena operatività. Auri, auri! Le colonne di fumo si stagliano ai margini delle strade di centro e periferie, immancabili queste prelibatezze sulle tavole dei siciliani oggi 11 novembre. Solo Calia Castagna. Nelle feste facciamo calia, cisere, pistacchi, noccioline americane, tutto all'occorrente della frutta secca. Senta, lei ha cominciato a fare questo mestiere a 7 anni, oggi ne ha 52. Come deve essere una castagna per essere al top? E allora ci deve essere il mestiere, perché se non c'è il mestiere il doc non viene mai. Ecco, queste sono castagne avellinesi, quindi campagne. Curate, una castagna curata come Dio comanda, praticamente, perché quelle che abbiamo qua sono allo sbarulto, sono
Non sono curate, non vengono bene. Quanto devono stare su? Manca un 10 minuti ce la facciamo, dai. E quanto sale si mette il sale grosso? Il sale dipende dal tipo della castagna. Alla volta, in questo caso? In questo caso 3 pugnette, 4 pugnette. Perché il sale? Perché vengono bianchi con la mozzarella e addolciscono. Le castagne in questo periodo vanno a ruba, no? Si dice sempre che costino come i gioielli. Purtroppo è un prodotto bello, un prodotto costoso. Però diciamo che la dolcezza e la bontà... Vale la pena. Poi è un prodotto che fa bene anche. Ecco, piace sia agli adulti che ai bambini. Sì, agli adulti e sia ai bambini. Aspetta, ma per quanto riguarda il taglio, se ne fa solo uno o c'è chi anche fa la croce sopra? Ma c'è qui che fa la croce, io non faccio solo uno. La croce ce l'ho solo qua. La nebbia spazzata via da queste profumate nuvole bianche che sanno di tavolate in famiglia davanti al camino e scampagnate all'aria aperta. Lo sguardo al cielo nel giorno di allerta gialla dell'esperto meteo che conferma l'arrivo, anche dalle nostre parti, della perturbazione che si muove dalla Sardegna. Le buone notizie tuttavia non tardano ad arrivare. Diciamo che è un'estate di San Martino in puro stile autunnale, anche se le temperature continuano ad essere piuttosto elevate rispetto al trend che dovrebbe esserci in questo periodo. Comunque il clima è quello tra virgolette ideale per questa giornata. C'è una evoluzione della situazione che finora era rimasta praticamente ferma, ovvero tutta quella linea temporalesca con forti fenomeni che ha flagellato la parte meridionale e occidentale della Sicilia sta pian piano traslando verso Levante, quindi andrà a liberare quelle zone e nelle prossime ore, quindi soprattutto tra il pomeriggio e la serata, andrà a interessare il nostro settore ionico. Vedremo con quali conseguenze, sicuramente con qualche fenomeno intenso, qualche temporale, e questo potrebbe in qualche modo rompere le scatole alla festa di San Martino, soprattutto per il pomeriggio sera. Però voglio dare subito una buona notizia, perché sembra che questa traslazione sarà tutto sommato abbastanza veloce. Un'ulteriore buona notizia è che da domani, per tutto sabato e credo anche per una buona parte di domenica, dovremmo avere un periodo abbastanza tranquillo, più stabile, e addirittura potremmo avere il piacere di riassaporare qualche ora di sole. E adesso continuiamo a parlare di clima, ma lo facciamo in termini di prevenzione. Quando è venuto fuori alla convention che si sta tenendo a Giara da parte della Coldiretta, che durerà anche per domani, la proposta è creare delle oasi all'interno delle città, in maniera tale che queste oasi possano contribuire anche a migliorare la qualità dell'aria, ma anche a migliorare quella che è la tenuta dell'acqua e di lavanti. Vediamo i servizi. Oasi salvaclima in città per ripulire l'aria dallo smog e dalle pericolose polveri sottili, grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas serra, combattere l'inquinamento e mitigare le temperature. È un tema di grande attualità, trattato nel corso della convention di Coldiretti, in corso di svolgimento oggi e domani nel parco Radice Pura di Giarre. Un primo test di polmone verde sperimentale, presentato nel corso degli stati generali dei florovivaisti italiani. L'obiettivo è quello di contrastare i cambiamenti climatici con interventi mirati e adeguatamente strutturati. Ma per noi la soluzione è il verde, nel senso che il verde può salvare il pianeta, perché il verde è capace di assorbire quelle sostanze che causano i cambiamenti climatici e che stanno peggiorando la qualità dell'aria e la qualità della nostra vita. Quindi più verde significa riuscire a combattere i cambiamenti climatici ed avere una prospettiva di vita migliore. La convention di oggi e domani può aprire dei nuovi orizzonti? Ma la convention di oggi e domani è un momento di confronto fra ricercatori, istituzioni, produttori vivaistici, agricoltori, in modo tale da cercare di trovare le soluzioni e dare delle concrete soluzioni a quello che sono le enunciazioni che sono state fatte a COP26, cioè non è più il tempo del parlare ma il tempo dell'agire, le piante sono un'azione concreta per migliorare il clima. La posizione geografica della Sicilia può essere un aggravante, essendo un'isola al centro del Mediterraneo, in questi cambiamenti così repentini del clima?
Ma è chiaro che i cambiamenti del clima fanno probabilmente rivedere quello che è anche la tradizione, nel senso che probabilmente riusciremo a coltivare piante che fino a ieri non potevamo coltivare e magari alcune che abbiamo sempre coltivato si sposteranno più a nord o con una maggiore altitudine, perché lo spostamento può essere di latitudine o di altitudine. La Sicilia, a mio modo di vedere, ha delle ottime possibilità perché è la cerniera all'interno del Mediterraneo, fra il nord dell'Europa e appunto il bacino del Mediterraneo, quindi può concorrere sicuramente a darci quelle piante che sono fondamentali per salvare il clima. E ci sono in campo tantissime soluzioni, no? Dai vari bonus all'economia circolare. Noi florovivaisti italiani invece diciamo una cosa, che insomma le prime soluzioni da poter attuare è quello di investire in più sulle aree green, sulle aree verdi, sulle foreste, perché sono le uniche che possono veramente assorbire gli effetti del gas serra. E tanti impegni sono stati presi in questi ultimi giorni, sia a Glasgow che anche durante il G20, appunto, che si è svolto appunto capitanato appunto dal nostro Presidente del Consiglio. Si è parlato di piantare addirittura 4.000 alberi. E affinché questo non rimane solo uno slogan, bisogna attrezzarsi. Il florismo italiano è un'eccellenza, non solo appunto italiana ma europea, però insomma per raggiungere questi obiettivi così ambiziosi bisogna anche strutturarsi, bisogna mettere nelle condizioni le aziende di poter sostenere questo grandissimo impatto, affinché non rimane solamente uno slogan che non è a seguito. Quindi bisogna investire in infrastrutture e bisogna investire, aiutare, supportare il settore del florovivaismo affinché si possano raggiungere questi ambiziosi obiettivi. E adesso parliamo dei vaccini. Come sapete, il Ministro della Salute Speranza ha dato l'ok per quanto riguarda gli over 40 e per la terza dose. Si partirebbe il primo di dicembre, anche se non sono tanto buone le notizie che giungono, lo vedremo poi nel corso del telegiornale, per quanto riguarda le nuove positività. Vediamo i servizi. Al via la terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 40. Dal 1 dicembre, secondo quanto stabilito dal Ministro della Salute Roberto Speranza, gli ultra quarantenni che hanno raggiunto i 6 mesi dalla seconda somministrazione del siero potranno essere immunizzati con la cosiddetta dose booster con un vaccino RNA. Saranno così altri 15 milioni gli italiani coinvolti, compresi in questa fascia anagrafica. Una mossa ritenuta dagli addetti al settore assolutamente strategica in un momento in cui, a fronte di un buon 83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ci ritroviamo ad affrontare la quarta ondata che, però, grazie ad una buona campagna vaccinale, in Italia stiamo fronteggiando al momento abbastanza bene, come afferma il commissario Covid per l'area metropolitana di Catania, Pino Liberti. È una notizia che mi riempie di grande piacere, perché sono un assertore convinto della necessità di praticare le terze dosi, perché ormai è un fatto dimostrato e assolutamente assodato da studi importanti che le terze dosi non solo potenziano ma probabilmente stabilizzano l'immunità contro il Covid, e quindi la terza dose è assolutamente necessaria, e se l'Italia sta meglio rispetto ad altre nazioni europee accade proprio perché la campagna vaccinale è andata molto bene. Speriamo però che vada meglio, perché sappiamo che dobbiamo arrivare almeno al 90% di copertura. La somministrazione delle terze dosi ci consentirà di stare ancora più tranquilli. Sicilia come risponde? Un po' meno rispetto al resto d'Italia o no? Ma noi abbiamo sempre questa necessità un po' tafazziana piangerci addosso. Intanto stiamo meglio di tutta Europa, ci sono delle sacche di resistenza innegabili, soprattutto in alcuni comuni del catanese e del messinese. Sono cittadini che si sono fatti ubriacare dalle storielle Novax, che lanciano un messaggio semplice: il vaccino è veleno. È un messaggio immediatamente comprensibile, che fa presa su alcuni. Più difficile spiegare loro che sì, è vero, qualcuno vaccinato si può contagiare, qualcuno finisce anche in ospedale, ma nessuno mai in modo grave. L'anno scorso di questi tempi avevamo 600 posti letto dedicati al Covid in provincia di Catania, nello stesso periodo quest'anno ne abbiamo solo 140 e non sono tutti pieni. Tra le novità proposte anche quella riguardante il personale
sanitario a cui, secondo quanto trapelato dalla cabina di regia di Palazzo Chigi, potrebbe essere esteso l'obbligo vaccinale per la terza dose, una proposta ampiamente condivisa dal commissario Liberti. Ma è una cosa che ovviamente non può non trovarmi d'accordo, sono assolutamente convinto, e che il personale sanitario, a mio avviso, dovrebbe essere obbligato a fare, perché ha il compito non solo di curare, ma di proteggere dall'infezione anche i pazienti che accedono agli ambulatori, alle strutture ospedaliere, e quindi sono favorevole alla somministrazione di terza dose non solo al personale sanitario, ma anche a tutto quel personale che ha contatto stretto con il pubblico. E adesso parliamo di un'altra pandemia contro la quale, ahimè, non c'è possibilità di vaccino, eppure ci sarebbero in natura le condizioni per poterla bloccare. Mi riferisco alla raccolta dei rifiuti. Siamo noi che dovremmo intervenire con l'intelligenza, con l'incivismo, e a far sì che tutto quello che vediamo in giro non avvenga. Si parla anche di responsabilizzare molto di più quelli che sono i municipi delle grandi città. Vediamo. I cittadini catanesi vanno istruiti adeguatamente sulla raccolta porta a porta per evitarne un possibile fallimento, e in questo devono essere attori attivi i 6 municipi della città, primo punto di riferimento a cui si rivolgono i catanesi disorientati dalle nuove regole di smaltimento rifiuti in città. Ad affermarlo è il consigliere del secondo municipio di Catania, Andrea Cardello, che lamenta una mancanza di comunicazione tra la macchina amministrativa della città e i consigli circoscrizionali. Noi praticamente chiediamo sia ai cittadini, ma ancora di più all'amministrazione centrale, una collaborazione con i 6 municipi. Noi siamo il front office dell'amministrazione, a noi i cittadini chiedono spiegazioni e delucidazioni su come e quando verrà fatta questa differenziata. La settimana scorsa in ufficio da noi al municipio di Barriere Canalicchio sono venute tantissimi utenti a chiedere perché avevano tolto i cassonetti e quando sarebbe partita la differenziata. Loro non avevano la minima idea dei giorni di raccolta della programmazione. È assurdo che l'amministrazione centrale non collabori con noi, non ci tenga informati su quali siano i movimenti da fare, di quali siano le direttive da dare ai cittadini. In questo modo ci troviamo spiazzati, molte persone si sono svegliate la mattina e non hanno trovato più i cassonetti, senza sapere come organizzarsi, dove conferire i propri rifiuti. L'amministrazione non ha mandato nessun tipo di documento a noi dei municipi per poter spiegare alla cittadinanza come adoperarsi in questa differenziata. Noi sappiamo che il passaggio è stato fatto molto repentinamente, perché da una società siamo passati a un'altra col cambio d'appalto, ma tutto questo deve essere programmato e soprattutto deve essere studiato a tavolino con gli attori della scena. Noi siamo appunto, come ripeto, il front office con i cittadini e dovremmo essere informati prima di tutto per poter dare delle direttive a tutta la cittadinanza, per evitare che poi l'indomani mattina senza cassonetti si ritrovino discariche a cielo aperto all'interno della città. Sono centinaia, afferma Cardello, le segnalazioni, domande e perfino lamentele dei cittadini che, confusi su come comportarsi, si rivolgono ogni giorno ai vari municipi etnei a cui, afferma Cardello, il Comune non ha ancora inviato nemmeno i calendari della nuova raccolta per fornire le giuste risposte alle frequenti domande poste dalla cittadinanza. È assurdo che una volta partita la differenziata, noi dei municipi non abbiamo ancora il calendario da poter comunicare ai cittadini. Tutto questo è assurdo, e fino a quando l'amministrazione centrale non si renderà conto che noi facciamo parte dell'amministrazione, le cose non potranno andare mai bene. Noi siamo disposti alla piena collaborazione, però l'input deve partire dall'amministrazione centrale. Buone notizie, stiamo cambiando argomento, buone notizie per i residenti nelle zone colpite dal terremoto di Santo Stefano. La notizia buona è rappresentata dal fatto che si stanno gettando le basi per una convenzione con un istituto bancario che agevolerà la possibilità di intervenire a riparare i danni. Vediamo.
Un aiuto importante per chi è stato colpito dalla sisma di Santo Stefano del 2018. Oggi riunione nell'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni della città metropolitana etnea. Si è discusso dell'accordo con un istituto bancario che possa sostenere le popolazioni colpite dalla sisma. Ad aderire i comuni di Acireale, Aci Sant'Antonio e Zafferana etnea, con l'obiettivo di individuare le soluzioni opportune che favoriscono la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto. Commissario, allora non si è proceduto alla firma di questo protocollo, ma si sta andando avanti? Sì, perché non è una firma di un protocollo d'intesa. Abbiamo raggiunto già un'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, dopo quella già raggiunta con l'Associazione delle Imprese Assicuratrici, per consentire a chi fruisce del contributo di avere degli anticipi o delle fideiussioni o l'apertura di linee di credito che potrebbero anche comportare la erogazione da parte delle banche dell'intero importo. Quindi è stato un lavoro che è stato fatto, pur non essendo di competenza del commissario, che è stato fatto con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. A quel punto tutte le banche si stanno predisponendo per redigere dei protocolli d'intesa. Abbiamo iniziato questo lavoro con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, atteso che già un primo contatto si è verificato. Oggi stiamo scendendo nei particolari, o per meglio dire i miei collaboratori stanno scendendo nei particolari, non essendo mestiere mio, stanno scendendo nei particolari per poter offrire ai terremotati, sia sul piano della fideiussione, che già come detto esiste per le assicurazioni, sia sul piano bancario, degli schemi, delle proposte di contratto che poi loro andranno, se vorranno, a precisare con le banche che intenderanno aderire. Quindi abbiamo iniziato con la Popolare di Ragusa e continueremo con le altre banche per poi redigere dei protocolli d'intesa con ciascuna di loro. C'è già questa sinergia con tre comuni? Sì, ecco, già questa bozza di protocollo d'intesa che intendiamo sottoscrivere con questa banca e poi sottoscriveremo con le altre ha avuto l'assenso da parte dei sindaci di Acireale, Cisant'Antonio e Zafferana, che sono i comuni più colpiti. Ovviamente siamo aperti, anzi speriamo che anche gli altri aderiscano, perché a nostro parere è qualcosa che può essere estremamente utile per i terremotati che non hanno disponibilità finanziaria. Un grosso passo avanti proprio per i terremotati. Ma perché abbiamo già constatato, abbiamo già erogato molti contributi, l'ultimo è stato per un condominio di 650.000 euro. Chiaramente poiché le somme vengono erogate man mano che i lavori vanno avanti, c'è la difficoltà di anticipare le somme per quello che riguarda la installazione del cantiere e i primi lavori, e quindi molti si stanno trovando in difficoltà. E adesso parliamo di un'altra realtà, ci riferiamo alle Pro Loco. Come ben sapete, da sempre in Italia le Pro Loco hanno avuto una funzione molto importante per promozionare il turismo, per organizzare delle manifestazioni. Dove le Pro Loco mancano non è certo una gran bella cosa. Ad Aci Catena per 20 anni la Pro Loco è stata chiusa, domenica prossima sarà nuovamente inaugurata la sede. Vediamo. Verrà inaugurata domenica prossima la nuova sede della Pro Loco di Aci Catena, ubicata nel locale di un palazzo nobiliare di proprietà del comune in piazza Santa Lucia, nell'omonimo quartiere. La Pro Loco nel centro etneo è stata ricostituita 3 anni fa per volontà di un gruppo di cittadini, dopo 20 anni di assenza dalla piazza Catanota per la mala gestione dei vecchi amministratori, che procurarono un buco di quasi 500 milioni di lire con l'inevitabile chiusura di ogni attività. La presidente Alfia Pennisi, con un paziente lavoro di ricostruzione associativa, è riuscita a coinvolgere la società civile associando un centinaio di residenti, un buon inizio che apre a molteplici possibilità di rilancio delle attività ludiche e ricreative. Con l'assegnazione della sede da parte dell'amministrazione sarà possibile programmare le future attività di promozione del territorio, che dispone di siti culturali, architettonici e anche di un'area archeologica di grande interesse. Dal Palazzo dei Principi Riggio alle bellissime chiese barocche, alla Basilica di Aci San Filippo, con il Museo di Arte Sacra allestito nella Torre Campanario, alla Via dei Mulini, passando per l'area archeologica di Santa Maria del Pozzo, che dispone di un parco di 90.000 metri quadrati in cui spiccano le antiche terme romane, un recente anfiteatro in
in pietra gli impianti di acque sulfure che alimentavano gli stabilimenti termali di Cireale, ormai in disuso. La ripresa delle attività dell'apparato Umpli, assente da decenni dal territorio, consente una migliore conoscenza delle bellezze presenti nella cittadina ai residenti e villeggianti, in un'ottica di rilancio turistico e diffusione delle tipicità territoriali. Noi abbiamo riportato ad Acicatena la Proloco circa 3 anni fa, infatti ci abbiamo verso il 4° anno della nostra Costituzione. Finalmente abbiamo una sede dove poter operare serenamente e, perché no, possiamo anche fare richiesta di servizio civile universale tramite l'Umpli. La Proloco innanzitutto ringrazia il sindaco e tutta la giunta e i consiglieri che ci hanno dato questa opportunità, perché avendo una sede idonea possiamo fare di più per il nostro territorio. È inutile dire che la Proloco si occupa di tradizioni, di conservare tutto ciò che è storia e quindi di trasmetterlo ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma la Proloco ha anche un progetto grande che è quello di riportare ad Acicatena la Sagra del Limone Verdello. Stiamo lavorando su questo progetto e spero con l'aiuto di tutti i soci che stanno diventando sempre di più di poter realizzare questo grande sogno. Bene, adesso parliamo di una realtà che da noi capita molto spesso. I carabinieri di Paternò e di Nicolosi sono intervenuti per bloccare sul nascere quella che stava diventando un assembramento per una corsa clandestina di cavalli. Fra le altre cose, siccome il premio era abbastanza elevato, sarebbero andati 50.000 euro, tante erano le persone. Dopo diverse indagini si è scoperto che il tutto sarebbe avvenuto nella zona di Monte Salleus, appunto nella zona di Nicolosi. 7 i catanesi che sono stati denunciati in età compresa tra i 20 e 68 anni, anche perché in situazioni di questo genere sono abbastanza pericolose, come ben sapete, vengono interrotte le vie di accesso alla zona dove si svolge, chiamiamola la kermesse, e tutto questo comporta anche dei disagi per quanto riguarda la normale fruizione delle arterie e delle strade. Ecco perché la denuncia viene anche proprio in questo senso, interruzione di pubblico servizio. Adesso invece andiamo a Catania, una bellissima serata di musica sacra, ieri sera al Duomo di Catania, si replica a Messina e si replica poi a Palermo. Era presente anche uno dei maestri del Papa. Vediamo il servizio. Le note dei brani più celebri del repertorio di musica sacra che risuonano nella cattedrale di Sant'Agata. Ad assistere, seduto in prima fila, Monsignor Valentino Miserax Grau, ex direttore del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e maestro emerito della Cappella Musicale Liberiana di Roma. Il coro che accompagna le celebrazioni pontificie nella Basilica di Santa Maria Maggiore, un evento unico, la presenza per la prima volta nell'isola del direttore di coro e compositore spagnolo, uno dei maestri del Papa. Ieri nella chiesa di Sant'Agata, stasera nel Duomo di Messina e sabato in quello di Palermo. Ad organizzare la 3 giorni l'associazione regionale Chorus Inside Sicilia, presieduta da Salvatore Di Blasi della Federcori, la federazione nazionale dei cori che nella sola Sicilia rappresenta circa 100 cori associati. Le serate aperte dalla Lectio Magistralis di Miserax Grau su il rapporto privilegiato tra la musica sacra ed il coro. Come è importante ed è bello avere una costruzione, una cattedrale come questa, per esempio, no? Sono le arti che collaborano, che sono arti ausiliari della liturgia, ma se c'è un'arte che più che ausiliare è costitutivamente liturgica è proprio la musica, perché fa un tutt'uno con la parola, ecco. Quindi quando si canta, quel che si dice, si prega, sia il celebrante, sia il diacono, sia il cantore, sia il coro, naturalmente ha un'importanza primaria.
Parole che hanno poi trovato concretezza nel concerto presentato da Filippo Romeo del coro lirico siciliano del maestro Francesco Costa. All'organo Paolo Cipolla a dirigere Salvatore Di Blasi. Un percorso musicale dal gregoriano al contemporaneo, da Adoro te devote a Cor mundum crea di Vincenzo Bellini, passando per Jesu bleibet mein Freud di Bach e poi l'esecuzione di brani musicati proprio da Miserax Grau, Tota Pulcra e Cantate Domino, solo per citarne alcuni. Tra un legame molto stretto la musica sacra per la liturgia in particolare, ma non solo per la liturgia. L'aspetto corale ha, come dire, un accesso privilegiato sulla scrittura della musica sacra. E da qualche mese abbiamo fondato la Chorus Inside Sicilia, che appartiene alla Chorus Inside International, nell'acronimo Federcori, che riunisce quasi 100 cori in tutta la Sicilia in pochi mesi. Siamo qui anche a Catania, per la prima volta Monsignor Miserax Grau viene nella nostra bellissima terra. Abbiamo ascoltato dalle sue parole quanto legame e importanza c'è anche per le celebrazioni, ma non soltanto, perché la coralità nel sacro non svolge un ministero solo liturgico ma anche concertistico, c'è tanta coralità che offre servizi, anzi musica sacra. Oggi è stato il primo esperimento e sono particolarmente soddisfatto. Gran finale con il bis di Cantate Domino diretto a sorpresa da Monsignor Miserax Grau. E adesso i dati Covid in chiusura, non c'è da scialare con i numeri che abbiamo in questa giornata. 604 i nuovi positivi, 9 i morti. L'unico dato leggermente positivo è la diminuzione dell'incidenza dei contagi. Ieri eravamo a 2,5, oggi siamo a 2,3. E la provincia che ancora detiene il primato, ed è un primato negativo, Catania, con 243 casi. Messina 132, Palermo 80, Siracusa 68, Trapani 30, Agrigento 26, Caltanissetta 20, Ragusa 11 ed Enna 6. Finisce qui il nostro incontro, vi ringrazio per essere stati assieme a noi, vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito www.raitv.it. A questo punto, buona serata. Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 12 novembre. Il cielo sarà ancora coperto da nubi su tutta l'isola, temporali sparsi tra Messina, Catania, Siracusa e anche nel Palermitano. I venti saranno deboli, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature sul capoluogo etneo: avremo una minima di 16 gradi ed una massima di 23. La città più calda sarà Siracusa, dove si toccheranno i 24 gradi. La più fredda è notata Enna con 9 gradi centigradi. Thank you.